Ben ritrovati, cari amici, qui ad Itinerari Domenicali, 800 anni dopo Greccio. Quest'oggi ricordiamo la Santa Famiglia, per cui quale miglior occasione per conversare e conoscere questi due amici, Paolo e Sabina. Benvenuti qui a Padre Pio TV, appunto per parlare dell'importanza della famiglia. Anzi, quest'oggi il tema è proprio quello del luogo in cui si è chiamati a custodire e ad essere custoditi. E dunque la famiglia è il luogo migliore in questo senso per approfondire questo tema così importante. E per cui vediamo cosa ha preparato per noi Paola Russo nel servizio che ora mandiamo in onda. La famiglia è il luogo dell'incontro, della condivisione, dell'uscire da se stessi per accogliere l'altro e stargli vicino. È il primo luogo dove si impara ad amare. Parole queste pronunciate da Papa Francesco in occasione del 10° incontro mondiale delle famiglie a giugno del 2022. Quando Gesù chiama anche al matrimonio la famiglia, chiede di guardare avanti e sempre ci precede nel cammino, sempre ci precede nell'amore e nel servizio. Chi lo segue non rimane deluso. Nonostante la cultura contemporanea cerchi di indebolire la famiglia come luogo saldo, dobbiamo rilevare il bisogno che tutti hanno di famiglia. L'uomo e la donna non sono stati creati per rinchiudersi ciascuno in se stesso e neppure nel rinchiudersi tra loro due. Essi sono stati creati per operare assieme affinché custodiscano il creato, che è la casa comune, e la riempiano di generazioni. In questo ampio orizzonte si colloca la profezia dell'alleanza tra l'uomo e la donna. Un'alleanza che deve essere vissuta nella famiglia naturale, nella Chiesa e nella stessa famiglia umana. In famiglia si imparano gratuità e reciprocità. Essa è maestra della gratuità del dono che per prima riceve da Dio. Il dono è il suo compito e la sua missione nel mondo. La famiglia ha un'importanza decisiva nella costruzione di relazioni buone con le persone, perché in essa si impara il rispetto della diversità. Ogni fratello, infatti, è una persona diversa dall'altra. È in famiglia che la diversità, invece che fonte di invidia e di gelosia, può essere vista fin da piccoli come ricchezza. Nella famiglia si impara anche a riparare il male compiuto da noi stessi e dagli altri, attraverso il perdono, la conversione, il dono di sé. Le famiglie che vivono nella sequela di Gesù, che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, che sanno allargare le porte di casa per accogliere chi ha bisogno, che sanno uscire per aiutare i poveri e deboli, che conoscono la strada degli ospedali e delle carceri, che sanno vedere nelle pieghe nascoste del quartiere e delle città le persone sole, bisognose di una visita, che sanno scorgere altre famiglie più deboli che fanno fatica e che magari sono sull'orlo della crisi, che sanno accorrere laddove c'è un grido che nessuno ascolta perché tutti sono assordati dai propri rumori. Queste famiglie stanno compiendo miracoli. Ed è così, attraverso di loro, che il Vangelo arriva nei nostri quartieri e nelle nostre città. La Chiesa ribadisce agli sposi cristiani il valore del matrimonio come progetto di Dio, come frutto della sua grazia e come chiamata da vivere con totalità, fedeltà, gratuità. Questa è la via perché le relazioni, pur attraverso un cammino segnato da fallimenti, cadute e cambiamenti, si aprano alla pienezza della gioia e della realizzazione umana e diventino lievito di fraternità e di amore nella società. Gli sposi lo sanno bene, i genitori e i figli lo imparano quotidianamente a questa scuola dell'amore che è la famiglia. E in tale ambito avviene anche la trasmissione della fede tra le generazioni. Essa passa proprio attraverso il linguaggio delle buone e sane relazioni che si vivono in famiglia ogni giorno, specialmente affrontando insieme i conflitti e le difficoltà. Più volte nelle sue riflessioni il Pontefice ha esortato a sostenere la famiglia, a difenderla da ciò che ne compromette la bellezza, accostandosi a quel mistero d'amore che rappresenta con stupore, con discrezione e tenerezza, impegnandosi a custodire i suoi preziosi e delicati legami, figli, genitori, nonni, per vivere bene e per rendere l'umanità più fraterna. Sono convinto che la famiglia è il miracolo all'interno di questa società così
difficile in cui davvero si è degli eroi, chi sceglie di formare, di vivere da famiglia, veramente è un eroe quest'oggi. Dunque, chi sono i membri della vostra famiglia e che cosa fanno? I membri della nostra famiglia siamo essenzialmente noi, principalmente noi due. Io sono Sabina, sono laureata, però ho messo da parte, diciamo, il mio studio, la mia laurea, per crescere appunto i miei bambini, per essere d'esempio i miei bambini, per accogliere tutte le loro necessità, aiutarli a crescere, almeno indirizzarli sulla strada giusta. E poi c'è mio marito Paolo, lui è avvocato. E, oltre a esercitare la professione, lavoro in un albergo di famiglia, quindi con altri componenti della sua famiglia. Ma quanti figli avete? Noi abbiamo quattro figli. Abbiamo quattro figli, tre femminucce e un maschietto. E come si chiamano? Sono Mirella, che è la più grande, la prima figlia, e attualmente va a scuola, frequenta il primo del liceo scientifico. Poi abbiamo Mirella, poi abbiamo Beatrice, che si passano 18 mesi, attualmente frequenta la terza media. Poi Veronica, che è un'altra femminuccia, frequenta la terza elementare, e il piccolino di casa, Pietro, che quest'anno frequenta la prima elementare. E appunto è la mascotte di casa, il nostro piccolino, l'unico maschietto. Direi che non è affatto scontato che una famiglia oggi ha quattro figli. Spesso sentiamo di famiglie anche che con un figlio o comunque con pochi figli. Voi avete scelto coraggiosamente, no, di continuare quell'opera creatrice che il Signore... Qualcuno dice incoscientemente, però... però no, assolutamente è stata una cosa voluta. E devo dire, ringraziare il Signore, anche benedetta da Dio. Ecco, proprio per conoscervi un po' di più, potete raccontarci come avete detto di sì al sogno di Dio, cioè di continuare a dare vita alla sua creazione nel vostro matrimonio? È stato difficile? Beh, sicuramente all'inizio, devo dire, è stato quasi ovviamente spontaneo, perché quando ti sposi, il primo desiderio è quello di aprirsi alla vita, di accogliere nuova vita all'interno della famiglia. Però poi pian piano vedi che arriva il primo, il secondo, possono iniziare a aumentare le paure, ovviamente, anche perché la società di oggi non è più quella di una volta, le esigenze sono cambiate. Però ecco lì poi, devo dire, subentra proprio la fede, che è quella che ti aiuta. Anche quello che ti hanno insegnato i tuoi genitori. Io vengo da una famiglia in cui siamo in sei fratelli, papà erano in nove, e poi c'è stato anche l'insegnamento nella famiglia di genitori di Padre Pio. Mia madre, che è stata sua figlia spirituale, mi ricordava che Padre Pio non voleva assolutamente il controllo delle nascite. Lui era perché la famiglia fosse numerosa e fosse aperta a quella che era la volontà di Dio, anche sul numero dei suoi componenti. E quindi diciamo che è venuto quasi naturale aprirsi alla vita. Anche da parte di mia moglie, ovviamente. Sì, stata quasi incoscientemente un abbandonarsi al Signore, la fiducia, con fiducia incondizionata nel Signore, e lasciarsi aiutare. Ad oggi siete felici di dire ancora sì ogni giorno a certo, questo progetto di Dio? Sì, certo, sempre di più. Ma proprio perché la famiglia non è un qualcosa di ideale, spesso nell'immaginario di chi presenta una famiglia da costruire, dove tutto deve avere determinate situazioni perfette perché tutto possa conciliare perfettamente. Ecco, potete dirci, proprio nelle difficoltà, nei momenti appunto dove avete fatto difficoltà ad andare avanti o ad accettare determinate situazioni, come avete fatto tra di voi, no, nel parlare, nel conversare, nel dire ma piuttosto che vederla in un modo vediamola in un altro? Mi parlavi della fede, ecco, sì. Come avete affrontato alcuni momenti un po' difficili? A volte ci siamo anche confrontati, diciamo, in maniera anche non litigando, per l'amore di Dio, però anche mettendo punti di vista diversi a confronto. E lì, diciamo, ecco, lì è subentrato proprio, abbiamo visto come davvero la grazia di Dio entra a volte anche nel dialogo, dove ci può essere chiusura da una parte iniziale, poi parlando, anche a volte una parola detta da uno o dall'altro apre un orizzonte che prima
pensavi non potesse aprirsi. E pian piano abbiamo sperimentato veramente come davvero l'aiuto di Dio poi momento per momento ti fa rendere conto come la famiglia è un'avventura meravigliosa, veramente. Questo non significa che sia la famiglia del Mulino Bianco, assolutamente. Anzi, le difficoltà ci sono giorno per giorno, però queste affrontarle insieme, condividerle insieme, nella luce della fede, appunto con l'aiuto di Dio, aprendosi sì, infatti, a quella che è la sua posso volontà. Sì, certo. Aggiungere, facendo entrare diciamo, nella nostra relazione Dio, perché se siamo diciamo, due persone singole, da sole, il Dio è difficile che parla e ti fa capire per esempio in quella situazione come agire, però facendo entrare nella nostra relazione il Signore, allora sì che è capace di... ti dà la facoltà di capire come agire, come andare avanti, ti parla. Se Dio c'è nella relazione, Lui ti parla e hai gli strumenti per capirlo. Bene, e il progetto di Dio, secondo voi, è ancora in atto o si è concluso con i vostri quattro figli? No, è ancora in atto, anzi. In relazione al numero lo sa solo Dio, quindi... No, ma anche in relazione alla famiglia, adesso sì, ci sono nuove... Ma anche perché non la famiglia, sì, i figli, ma... Poi c'è prima di tutto la relazione tra voi due, cioè, è quello che deve essere al suo interno generativo, se no, altrimenti poi... Quindi sì, c'è infatti questo. Se non c'è la relazione e quindi il Dio al centro è impossibile andare avanti, soprattutto ci sono crisi continue che se non lascia entrare Dio è impossibile appunto andare avanti. Poi c'è un'altra cosa, come dicevi tu, se noi lasciamo entrare Dio nella nostra relazione riusciamo anche a capire quella che è la vocazione di Dio sui nostri figli. Perché noi vorremmo un figlio ideale, la prima la vorrei così, la seconda così, però soltanto Dio sa qual è il suo destino, quello sarà la sua vita. E quindi anche per noi è facile, affidandoci al Signore, poi lasciarci appunto meravigliare da questa sorpresa. Chissà che ne sarà di mio figlio, cosa farà, cosa diventerà. Continueremo dopo la pubblicità. Ben ritornati in studio con i nostri due amici Paolo e Sabina. Il focolare domestico è il luogo dove si è chiamati a custodire e ad essere custoditi. Come custodite i vostri figli e come loro custodiscono voi genitori? Non è facile rispondere, perché ovviamente di primo istinto si potrebbe dire un padre o una madre custodiscono i figli cercando di dargli tutto quello che si può dare. Ma in realtà a volte ti rendi conto che dare si rischia di dare anche qualcosa che poi invece potrebbe essere fuorviante. Ad esempio in questa epoca c'è il problema dei telefonini, dei tablet, dei social, non sai mai qual è il limite giusto. E quindi non è facile, ecco, essere veramente custodi dei propri figli. Diciamo che molto spesso si viene più custoditi, si diventa l'oggetto della custodia dei propri figli. Tante volte veramente ti rendi conto come sono loro ad insegnare a te, anche i più piccoli. A volte ti spazientisci, a volte sono loro che ti fanno capire con un piccolo gesto, con una risposta, che forse è il caso un attimino di rimettersi nella giusta carreggiata e del dialogo. Sì, anche. Anch'io concordo, perché poi come dice anche sempre il Signore, se non diventerete come bambini, quindi lasciandoci guidare anche da loro, dalle loro reazioni, dalle loro risposte. E poi io mi sento anche molto custodita dai miei figli quando per esempio in un momento di difficoltà o di tristezza poi ricevo il loro abbraccio ristoratore, magari non voluto, però ricevo un abbraccio ristoratore, allora sì che sono io come mi sento custodita. Siete una famiglia cristiana. Come trasmettete la vostra fede ai figli e come loro la accolgono? Allora, essenzialmente la trasmettiamo con l'esempio, come si suol dire. Quindi sì, ci proviamo facendo a casa qualche momento di preghiera, andando insieme a messa, oppure nei pellegrinaggi, frequentando dei luoghi e delle persone diciamo, religiose, spiegando loro, per esempio, ad Assisi abbiamo conosciuto la mamma di Carlo Acutis, spiegando la storia di questo Carlo, facendo delle domande proprio alla mamma, quindi cerchiamo di dare un'impostazione cristiana alla loro vita, che come dicevamo prima, ai nostri tempi, ai nostri giorni è molto difficile. E come la accolgono loro la fede? Cioè, come vedete,
giornalmente. Loro sono molto aperti, molto aperti. Ci sono dei momenti che è più difficile, per esempio quando loro nel pieno del divertimento vorrebbero andare a giocare, per esempio durante le vacanze di Natale, invece noi li chiamiamo, aspettate un attimo, adesso c'è il rosario, qui dobbiamo dire il rosario, quindi a volte magari si lamentano, però poi sono aperti, lasciano, vedono quello che è il bello dello stare insieme anche in famiglia e quindi ci lasciano fare. E certamente da genitori avrete sentito, no, qualche volta che i vostri figli portavano degli esempi a casa, di quando, non lo so, degli amici a scuola e magari non vanno spesso in chiesa o magari non conoscono proprio Dio, non ci si deve meravigliare di questo. E come vi siete rapportati a loro? Come li avete incoraggiati? Come li avete, insomma, in qualche modo illuminati dinanzi a questo spettro particolare in cui viviamo? È capitato che una delle mie figlie venisse a dirmi: papà, non so come relazionarmi con alcuni compagni di scuola che sono completamente atei, non credono, ho paura nel frequentarli. E io cerco di spiegarle che non deve avere paura nel frequentarli, più che altro non deve farsi condizionare negativamente, ma deve cercare invece di essere un ponte anche per loro, per potersi aprire, insomma, al discorso della fede. Certo, non è facile, però con il comportamento, giorno per giorno, mostrandosi in un certo modo, penso che qualcosa può, alla fine, può aprirsi. Perlomeno la curiosità. Esatto. Quel seme che magari viene gettato, poi a suo tempo germoglierà. Esatto. E siamo nel giorno, insomma, in cui ricordiamo appunto la Santa Famiglia di Nazareth. E voi come vivete il Natale nella vostra famiglia? Che importanza ha? Beh, assolutamente un'importanza grande, ma devo dire soprattutto per i bambini innanzitutto, perché già quando, grazie all'impegno della mamma che decora anche la casa e l'addobba già da tempo prima, insomma, che arrivi il Natale, quindi si crea proprio un'atmosfera in cui tutti i bambini si fanno prendere da quest'ansia, da questa gioia. Ad esempio c'è l'ultimo Pietro, che in questi giorni non lo riuscivamo a trattenere perché sentiva proprio dentro questa atmosfera del Natale, la casa in un certo modo, l'albero, le luci. E quindi poi volevo aggiungere che proprio il nostro piccolino, che è già il piccolino di casa, l'unico maschietto, è nato proprio la vigilia di Natale, quindi noi lo avvertiamo in maniera particolare il Natale, davvero, soprattutto magari l'anno che era in attesa, davvero come un avvento, come una nascita. Quindi è davvero una grande festa per loro, per i miei figli, per noi è la festa più grande che c'è, il Natale. È ovvio che i bambini associano poi al discorso dei regali, però anche noi cerchiamo di inserire sempre poi il discorso che il vero Natale, quello che conta, è quello che fa poi in modo che anche dentro i nostri cuori il regalo più grande è quello della nascita di Gesù, insomma. E loro lo avvertono questo, comprendono davvero che c'è Gesù e che appunto il Natale, dove il centro del Natale è Gesù Cristo. Lo avete mai chiesto? Beh, io credo di sì, perché sono anche molto emozionati la notte di Natale, la mattina del Natale, quindi io credo che loro lo avvertano. Come possiamo, secondo voi, riaccendere il desiderio nei cuori dei figli di questa società sempre più secolarizzata e lontana da Dio, nel tornare a Gesù e farlo nascere in loro? Io credo che sia un po' lo stesso discorso che facevamo prima in relazione a mia figlia, in rapporto con i compagni atei, quello di cercare di dare una testimonianza di fede forte, al tempo stesso però di fede che ti fa vivere serenamente anche le relazioni con gli altri, che faccia trasparire questa pace interiore, che non è una pace terrena, ma che viene da qualcosa di più alto. E poi, ecco, come dicevi tu, questo poi può generare la curiosità degli altri, pian piano, il desiderio. Mi sembra di percepire che in qualche modo tra voi e i vostri figli ci siano delle belle relazioni, anche di una sana e bella comunicazione, dove appunto parlate in maniera molto serena di tutto, ma lì dove ci sono appunto dei figli che hanno difficoltà a parlare con i genitori e i genitori non sanno come rivolgersi ai loro figli. Ecco, secondo voi quale può essere l'atteggiamento migliore, dove il genitore può in qualche modo aiutare il figlio? Secondo me, lasciandolo libero di esprimersi, non chiudendolo in delle gabbie, e poi pregando per lui, pregando e facendo affidamento al Signore,
che appunto, come dicevo prima, nelle relazioni, se c'è anche la preghiera, poi si riesce anche ad ascoltare quello che il Signore ha per noi. Poi il Signore ti fa capire anche qual è il momento giusto per dire la parola che può appunto aprire il dialogo per poter intervenire sul figlio. E poi volevo aggiungere che anche l'importanza della comunione, per esempio se c'è un problema con un figlio, a quale facevi riferimento tu, perché se si parla in astratto, se c'è un problema offrendo appunto nella comunione questa sofferenza al Signore, in modo che lui la possa fare germogliare, questa sofferenza non marcisca, non sia fine a se stessa, ma offrendola al Signore nella Santa Comunione, così possa portare frutto anche quella sofferenza. In merito alla famiglia di Nazareth, che è il modello cristiano di riferimento per ogni famiglia che vuole collaborare al progetto d'amore di Dio nella relazione che si consuma nel prendersi cura dell'altro vicendevolmente, chi sono per voi Giuseppe e Maria? Ma ovviamente sono i modelli a cui desidereremmo conformarci il più possibile. Ovviamente siamo pienamente consapevoli dei nostri limiti, delle nostre piccolezze, ma loro sono lì in alto e noi guardiamo a loro come il modello. Sì, anche perché credo che nei nostri giorni è impossibile andare avanti anche nella vita spirituale senza guardare a Maria, la nostra ancora di salvezza. Quindi di conseguenza con Maria c'è anche Giuseppe e quindi senza di loro non c'è un porto al quale approdare sicuro. Vi siete mai immedesimati nel loro disagio, in tutto quello che hanno vissuto quando hanno dato alla luce Gesù, no? Il loro scappare nel momento del censimento, il disagio che hanno vissuto durante la nascita di Gesù, insomma, in qualche modo vi è ritornato nel vostro quotidiano quando magari vi è nato qualche figlio? Sì, a me è capitato di pensarci, di immedesimarmi appunto nelle loro tergiversie, nelle loro storie, insomma, perché mi cerco sempre di immergermi in quella che è la loro storia, perché senza guardare loro sarebbe impossibile andare avanti. Nel senso che se quello è successo a loro, se oggi si parla magari in un momento che c'è mancanza di lavoro, immedesimiamoci nella Madonna e in San Giuseppe, anche ai loro tempi c'era questa difficoltà, dovevano andare per esempio per il censimento, lei incinta, fare dei sacrifici, quindi come succedeva a loro può succedere anche a noi, quindi li sento più simili a me. Se fossimo all'interno del presepe, nel momento in cui nacque il bambinello Gesù, voi genitori, mettendovi nei panni appunto dei genitori di Gesù, come contemplereste il mistero della sua nascita? Guardando con i vostri occhi. Beh, io osservandolo, guardandolo, vegliandolo, cosa che ho fatto anche con i miei figli, ogni volta dopo il parto, le prime ore sono stata sempre a guardare, a controllare se respira, per la contemplazione, io contemplandolo. Sì, ma contemplazione. Mi sembra di percepire anche un po' di apprensione, giustamente da madre. Sì, sì. Penso che anche da papà, contemplare quel mistero di un figlio che al tempo stesso è Dio. E Dio quindi ti è anche padre. Cioè, davvero difficile. Sarebbe un qualcosa di incredibile. E di straordinario. No? Straordinario, assolutamente. E voi appunto avete detto che addobbate la vostra casa con tutto ciò che riguarda il Natale. Come lo fate il presepe? Allora, noi generalmente facciamo un presepe sempre molto semplice, con la natività, il bue, l'asinello e poi sai che cosa facciamo? Nel muschio, nell'erba ci aggiungiamo degli animaletti che acquistiamo in genere. A noi piace molto andare in vacanza in montagna e ogni volta acquistiamo un lupo, un cervo e quindi mettiamo nel presepe, l'orso, mettiamo nel presepe questi piccoli animali che personalizziamo così. Ogni anno c'è un animale in più. Bello. Allora, Paolo, Sabina, io vi ringrazio di cuore per essere stati con noi, per averci condiviso veramente con gioia quello che in qualche modo vivete giorno per giorno con i vostri figli e ciò che trasmettete e ciò che anche ricevete da loro. Per cui grazie mille. Grazie e salutiamo i nostri telespettatori e ci rivediamo poi per il prossimo appuntamento qui ad Itinerari Domenicali 800 anni dopo Greccio.